Buongiorno e benvenuti o ben ritornati finalmente con un nuovo video qui su casa e dispensa. Allora, io sarà da più di un mese che non prendo in mano la videocamera, sono stata super 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 impegnata, però grazie a Dio sono riuscita a trovare. Oggi è domenica, quindi sono riuscita a trovare una domenica stranamente libera dove finalmente vi faccio un video. Come avete già letto dal titolo, voglio farvi vedere come ho trasformato con cose che ho già in casa, quindi senza dover per forza comprare, si può dare nuova vita alla casa, questa volta in versione estiva. Adesso io piano piano mi giro da questa parte, così vedete bene la panoramica e poi vi spiego velocemente nel dettaglio cosa sono andata a fare. Ecco qua, proprio una panoramica super 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 veloce, ma comunque all'inizio vi ho fatto vedere già qualche pezzettino. E niente, allora partiamo dalle tende, partiamo subito dalla finestra. Finalmente è arrivata l'estate, il bel caldo, anche troppo, però non ci lamentiamo. Io amo l'estate, è la mia stagione preferita. Fatemi sapere voi qua sotto qual è la vostra stagione preferita. La mia è decisamente l'estate. Niente, sono andata a mettere le tende, queste qua che sono bianche e azzurre. Adesso vi metterò una clip di come erano prima, che quella per me è la versione autunno-inverno, quindi colori un po' più diciamo caldi, un po' più intimi, un po' più autunnali. E invece questo per me, queste tende, come poi gli altri complementi d'arredo, per me rappresentano proprio l'estate, il caldo, il cielo azzurro, il mare, l'acqua del mare. E quindi per me l'azzurro è sinonimo di estate. Infatti sono andata a cambiare le tende, ho messo queste che sono bianche e azzurro appunto, bellissime. Poi qui sono andata a cambiare, ho messo, vabbè, le mie solite piante, ormai quello non ve lo dico neanche più, le mie piante, che è questa per esempio. Ce l'avevo su in mansarda, ma ho portato giù tutte le piante che avevo in mansarda, le ho portate giù in quanto su di sopra ho messo le tende oscuranti perché su si muore. D'estate si muore, d'inverno si congela, ma d'estate su in mansarda se non metto le tende oscuranti si arriva anche a 41-42 gradi, anche no. Quindi qua ho portato giù un po' di piante, il tavolino che prima era qua più o meno, l'ho messo lì giusto per cambiare un pochino. La casa è bella anche ogni tanto dargli una nuova vita, spostare gli oggetti che sono sempre gli stessi, perché io sono dell'idea che non c'è bisogno di comprare mobili su mobili per cambiare arredamento. Un tavolino che prima era lì, messo qua, già cambia totalmente l'aspetto della casa. Sembra anche di aver dato veramente una nuova prospettiva alla casa, senza dover comprare. Basta spostare gli oggetti, i mobili al punto giusto e si può veramente dare nuova vita alla casa. Quindi ho messo il tavolino qua, sperando che i miei figli non mi distruggano tutto perché sono già a un buon punto. Qua è un'altra pianticella. Qua fuori vedete il balcone dove ho messo i tavolini con le sedie perché ogni tanto, ma molto ogni tanto, mangiamo fuori. Qua ho messo il copridivano, bellissimo questo. Questo sarebbe un copriletto, però io l'ho preso molto più grande appunto per sfruttarlo anche per il divano. E mi piace tantissimo queste righe di vari colori che a me proprio ricorda l'orizzonte del mare, i colori del mare ed è fantastico. E poi riprende
Comunque, adesso voi non lo vedete, però riprende le righe delle tende. Poi ho messo questi copricuscini, questo e questo, poi quello che c'è alle mie spalle ve lo faccio vedere dopo. Facciamo così, così vedete bene. Questi li avevo presi anni fa su Amazon e ricordano proprio il mare, sia per il colore, sia perché ci sono le stelline, ci sono, come si chiama, i coralli ed è molto, be molto, molto bello, ricorda proprio la spiaggia per me. Questi cuscini qua, vedete il bianco, poi ci sono i fiori, quindi ricorda molto l'estate e bello, mi piace. E poi un'altra cosa che vorrei consigliarvi è il saper mettere insieme i colori. Casa mia è molto uno stile molto minimal, molto semplice, molto neutro e anche questo fa la differenza, saper giocare con i colori che stanno bene insieme. Ovviamente non andrò mai a mettere un rosso fuoco, un giallo acceso in casa mia perché ho colori molto delicati, molto pastello. E uno di quei segreti è saper mettere bene insieme i colori per dare un aspetto bello e visivo alla casa quando si entra. Poi qua vabbè, la coperta che è un plaid che ogni tanto raramente si usa, però mi piacciono i colori perché comunque riprende un po' lo stile. Niente, lì la tastiera perché ogni tanto quando ho tempo mi metto a suonare. Qui ci sono le pianticelle, quelle che vi ho detto che ho portato giù dalla mansarda, le ho messe qua, sempre con l'aiuto dei miei figli. E qui la super novità. Allora, se vi ricordate, qua c'era il dondolo. Poi magari se vi fa piacere, sì, recuperate i vecchi video così vedete. Qua c'era il dondolo che adesso ovviamente l'ho messo in terrazza in quanto bella stagione ed è il suo posto, l'abbiamo messo fuori, quindi fino a fine settembre resterà lì e qua mi rimaneva lo spazio. Ho detto è un peccato, perché rimaneva proprio vuoto questo angolo e quindi che cosa sono andata a fare? Ho recuperato i due puff contenitori che avevo, uno in camera, scusate, è passata la moto, uno in camera e l'altro è rimasto dove era sempre. Li ho uniti insieme e ho fatto questo angolo zona relax. Poi sono andata a mettere tutti i cuscini, anche qua senza dover comprare tutta roba riciclata. Impariamo a riciclare le cose che abbiamo in casa, impariamo a dargli una nuova vita senza dover per forza comprare. E niente, anche qua sono andata a mettere i colori che a me ricordano tanto il mare, l'estate. Avete presente la casa al mare sulla spiaggia? Ecco, a me piace proprio ricreare quel tema lì. E niente, qua appunto ci sono i cuscini, vedete questo ha una conchiglia, questo non so bene cosa sia, comunque sempre colori molto delicati, molto molto tranquilli, molto minima, che però ricordano, c'è l'azzurro che per me ricorda il cielo o l'acqua. Il beige ricorda molto la spiaggia, il bianco è un colore molto candido, molto, molto delicato e così via. E niente, quindi ho dato nuova vita a quell'angolo senza spendere praticamente niente ed è molto molto bello. Uno si mette lì alla sera, soprattutto la bambina, si mette lì tranquilla con il suo tablet, è bellissimo. Tra le altre cose, questi sono dei puff contenitori, ma ci si può ovviamente sedere sopra. E questo era il mobiletto che avevo lì. E l'ho messo qua giusto per cambiare un po' quello che vi dicevo prima. Basta veramente cambiare qualche mobile qua e là per dare nuova vita alla casa. E qua, se vi ricordate, c'era il vecchio quadro. Ecco, quello è uno stile che a me non rappresenta più perché ha dei colori sul giallo, sul rosso, che in casa mia non stanno più bene. E quindi da su di sopra ho portato questo quadro,
che era in camera di mia figlia, e questo quadro che l'ho fatto io, che tra le altre cose devo ancora finirlo, ma vabbè, voi non avete sentito niente. E niente, questa è il mio soggiorno in versione estiva. Mi ricorda proprio il mare. Io quando metto queste tende e questo copridivano, io so che è arrivata l'estate. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto faccio una piccola panoramica. Vi sia piaciuto? Se è così, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate, e fatemi sapere se anche voi date freschezza, vi piace dare stile alla casa in base alle stagioni. E niente, noi ci vediamo non so quando, però voi state connessi con un prossimo video, sempre qui su Casa e Dispensa. Ciao a tutti! Ciao!